Guardia di Finanza di Palermo. Contrasta gli illeciti in materia di lavoro. Sequestrato una sala da ballo abusiva. Denunciato il responsabile. Nei giorni scorsi, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo sottoponevano a controllo un locale presente nel quartiere Zenne di Palermo, che proponeva abusivamente serate danzanti con cena incluse nel prezzo. Al momento dell'accesso, i militari identificavano all'interno della sala eventi 11 soggetti intenti a prestare attività lavorative per i quali il titolare non è stato in grado di esibire gli obbligatori contratti di lavoro. I lavoratori irregolari venivano immediatamente sentiti e, attraverso apposito questionario, si ricostruivano le modalità e le condizioni di lavoro non formalizzate. Gli elementi raccolti dai finanzieri consentivano pertanto di avanzare istanza di sospensione dell'attività al competente ispettorato del lavoro, che nei giorni scorsi ha provveduto a emanare il conseguente provvedimento. Le operazioni si concludevano con il sequestro amministrativo del locale per mancanza della scia e con la segnalazione del titolare dell'attività alla Procura della Repubblica di Palermo, in relazione all'omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi. Con riferimento alla presenza del DJ che avrebbe movimentato la serata, si è proceduto ad aprire d'ufficio una nuova partita IVA, in considerazione della propria operatività in totale evasione fiscale. Sono state contestate all'organizzatore della serata sanzioni amministrative per complessivi 2.500 euro, derivanti dal mancato rilascio dei titoli di accesso per violazione ai diritti d'autore. Augusta, Siracusa. Approvazione del Senato. Ora tocca alla Camera. Condivisione massima e trasversale della politica. Siracusa nell'ADSP Sicilia orientale. Di Sarcina. Scelta giusta per la crescita del porto. Il porto di Siracusa è pronto per entrare nella governance dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che gestisce gli scali di Catania, Augusta e Pozzallo. È stato approvato al Senato nei giorni scorsi l'emendamento bipartisan, condiviso dai parlamentari siciliani di tutti gli schieramenti, per inserire la rada di San Panagia e del Porto Grande all'interno della DSP presieduta da Francesco di Sarcina. Adesso tocca alla Camera l'approvazione definitiva al fine di dare il via all'iter burocratico. Sull'annessione del porto di Siracusa hanno manifestato un notevole apprezzamento anche l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana e deputato regionale ARS e componente della commissione quarta ambiente, territorio e mobilità Carla Uteri, che ieri ha incontrato il presidente di Sarcina, insieme con il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare. Durante la riunione è nata l'idea di un protocollo d'intesa utile per attivare un virtuoso processo di recupero di alcune aree dismesse del comune di Augusta e delle Saline, utilizzando un fondo apposito che la DSP ha messo a disposizione, eventualmente integrato con ulteriori risorse che la regione riserverebbe ad hoc. Gli interlocutori si aggiorneranno già alla fine del mese di marzo per velocizzare questa importante collaborazione. Catania, quartiere San Cristoforo. Aggredisce la moglie e i carabinieri, neutralizzato con lo spray al peperoncino ed arrestato. I carabinieri del nucleo radomobile nel quartiere San Cristoforo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 41enne pregiudicato catanese per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I militari intorno all'una di notte, durante il loro servizio di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa, nel giro di pochi minuti sono intervenuti per una lite in famiglia in un'abitazione in zona Faro Biscari, poiché uno dei figli aveva chiamato per chiedere aiuto la centrale operativa Carabinieri di Catania. La gazzella si è trovata davanti a un uomo che in preda all'ira stava mammenando una donna, successivamente identificata per la sua convivente, una 34enne catanese, davanti ai tre figli. Immediata a quel punto l'azione dei carabinieri, che per mettere in salvo la vittima si sono subito frapposti fra i due, venendo per tutta risposta a loro volta aggrediti dal soggetto. L'aguzzino, infatti, invece di capire la gravità delle sue azioni e desistere, si è scagliato contro la pattuglia, minacciandole e ingaggiando con loro una loro breve colluttazione prima di essere bloccato e posto in sicurezza. L'uomo è stato così tratto in arresto per la resistenza ed è ferito per i maltrattamenti nei confronti della moglie. Catania, via Etnea, arrestato dai carabinieri ladro seriale di abiti griffati. Pensava di far la fanga nascondendosi nei camerini di un grande magazzino il 53enne catanese, pregiudicato, che l'altro giorno è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato dai carabinieri del nucleo radomobile di Catania.
L'uomo, già noto anche agli impiegati di quell'attività commerciale, era stato visto aggirarsi con fare sospetto tra gli espositori degli abiti maschili, motivo per il quale il responsabile del punto vendita aveva deciso di chiedere aiuto ai militari dell'arma. Il ladro, dopo aver prelevato infatti dagli scaffali 3 paia di jeans di un noto brand manifatturiero italiano, si è diretto verso i camerini e vi è chiuso all'interno. Udendo il rumore dell'antitaccheggio staccato dalla merce, la pattuglia ha deciso di intervenire sorprendendo all'interno del salottino di prova, dove lo ha trovato intento ad armeggiare con una tronchesina. Perquisito, il 53enne aveva già nascosto sotto il giaccone un paio di jeans, mentre stava lavorando per strappare le placchette applicate agli altri 2 pantaloni per evitarne appunto il furto. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, mentre i capi d'abbigliamento sono stati restituiti al commerciante. Il valore stimato della merce ammontava a quasi 600 euro. Guardia di Finanza Agrigento. Visita del comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale al comando provinciale della Guardia di Finanza. Il 6 marzo, il comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Rosario Lo Russo, ha fatto visita alle Fiamme Gialle di Agrigento. L'alto ufficiale, accolto dal comandante provinciale colonnello Edoardo Moro, si è intrattenuto dapprima con i comandanti del nucleo di polizia economico-finanziaria del gruppo di Agrigento, della compagnia di Sciacca e delle tenenze di Canicattì, Cata, Porto Empedocle e Lampedusa, nonché con gli ufficiali dipendenti, esprimendo loro parole di vivo apprezzamento per il servizio svolto dai reparti del corpo, esortandoli a proseguire il proprio impegno con la stessa generosità e con il medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrato. Nel corso della giornata l'autorità ha poi incontrato il prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, e il procuratore della Repubblica del locale tribunale, dottor Giovanni Di Leo, ai quali ha confermato ogni più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle, di ogni ordine e grado, che operano nella provincia agrigentina, ricevendo al contempo espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia per i lusinghieri risultati di servizio conseguiti dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza di Agrigento. Il generale, infine, si è trattenuto con una rappresentanza del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in forza ai reparti della provincia, anche appartenente alla componente di mare delle sezioni operativi navali di Porto Empedocle e Licata, unitamente ad una rappresentanza delle Fiamme Gialle in congedo delle sezioni ANFI di Agrigento e Sciacca, che hanno assicurato la propria partecipazione e testimonianza del legame indissolubile con i finanzieri che prestano servizio attivo. Si è svolto nella giornata di lunedì 4 marzo l'incontro fra gli studenti e le autorità istituzionali sul tema «Il valore della scuola pubblica d'eccellenza nel territorio e nel paese». Ha accolto studenti e autorità il professore Francesco Nauta, non prima di aver aperto l'evento con l'inno di Mameli. Dopo i saluti istituzionali da parte della dirigente scolastica dottoressa Patrizia Pittalà, sono intervenuti nell'ordine la senatrice Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito, il direttore generale USR Sicilia, dottor Giuseppe Pierro, il dirigente scolastico territoriale, dottor Emilio Grasso, l'assessore alle politiche giovanili e pari opportunità, Viviana Lombardo. Dopo l'incontro, agli allievi sono stati consegnati gli attestati di partecipazione cultura del Polo. Noi saremo sempre con voi, ovviamente questa è una giornata speciale perché le istituzioni sono qui, non solo dal punto di vista del direttore Pierro, ma anche dal punto di vista della senatrice Bucalo, perché crede molto in voi e crede molto nella scuola, e quindi è un segno che le istituzioni sono vicine. Molte volte voi ci vedete dietro la nostra scrivania, dietro i nostri computer, però in realtà noi lo facciamo sempre avendo voi come punto di riferimento. Io sono particolarmente orgogliosa oggi di essere qui e di essere in questo istituto che rappresenta veramente una delle eccellenze. In questo momento succede che noi abbiamo un mercato del lavoro che è in continua evoluzione, ci chiede sempre più formazione, ci chiede sempre più delle figure formate e quindi nuove. Ecco perché dal Ministero, proprio dal MIM, è nata soprattutto questa
e grande interessamento e un'azione sinergica affinché questi istituti, gli istituti tecnici, gli istituti professionali iniziano ad aprirsi. Abbiamo sviluppato in centro storico, in alcune strutture del comune di Catania, degli hub, degli incubatori, come si definiscono oggi, dove i giovani possono contaminarsi e scambiarsi le idee, conoscersi meglio e approfondire anche delle conoscenze relativamente anche al digitale, perché oggi non, insomma, sappiamo tutti che chiaramente il futuro è l'intelligenza artificiale, l'artigianato digitale e tutto quello che riguarda il mondo del digitale, appunto. Sagra del Mandorlo in Fiore, tornano i treni storici tra Agrigento, Valle dei Templi e Porto Empedocle. In occasione dell'edizione 2024 della Sagra del Mandorlo in Fiore, Festival Internazionale del Folklore, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo, la Fondazione FS, su input dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, ha predisposto numerose circolazioni in treno storico per garantire la mobilità tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle nelle giornate di massima affluenza dei visitatori. L'iniziativa, secondo Schifani, è un tassello in più nella strategia del mio governo per restituire alla Sagra del Mandorlo in Fiore quella dimensione internazionale che Agrigento e la Sicilia meritano. Un'occasione unica anche per i tanti turisti che occorrono nel capoluogo agrigentino per visitare la magnifica Valle dei Templi, percorrendo i binari senza tempo della linea Agrigento. Porto Empedocle, linea turistica tra le più famose e apprezzate in Italia, non solo per l'unicum rappresentato dalla fermata intermedia denominato Tempio di Vulcano, che consente l'accesso diretto al parco archeologico. Ancora una volta la collaborazione con Fondazione FS, dice l'assessore regionale al turismo Elvira Mata, ci consente di regalare ai turisti un'esperienza unica in occasione di una festa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ed è certamente la via che intendiamo continuare a seguire per la promozione turistica dell'intera isola. Lumina, per esaltare i processi interiori attraverso il teatro e l'arte. La visual artist Gabriella Trovato e il suo compagno, il regista teatrale Sebastiano Mancuso, aprono la propria abitazione, palcoscenico, atelier e biblioteca alle pendici dell'Etna per ospitare una nuova associazione nata dalle ceneri di precedente esperienza. Il luogo da cui partire per compiere un viaggio che ha come finalità quello di illuminare i processi interiori attraverso l'arte. Noi mettiamo a disposizione questa casa per tutti gli iscritti di questa associazione che si occuperà di teatro, di musica, di arti visive e anche di laboratori e workshop che hanno come finalità il risveglio creativo e la ricerca spirituale. Un invito a lanciarsi in un'avventura di luce e conoscenza, un cammino di crescita personale e collettiva, attraverso workshop e seminari, come quello attesissimo tenuto da Marianne Coste, autrice nel 2004 con Jodorowsky di quella Via dei Tarocchi, considerata una Bibbia degli appassionati degli arcani maggiori, e con la produzione di vecchi e nuovi spettacoli teatrali tra Catania e Parigi. Lumina, comunità che nel tumulto di questo mondo cerca un senso profondo nell'arte e nella vita, sarà presentata nel corso di diverse serate che si svolgeranno nella casa e nel giardino San Giovanni La Punta. L'apertura è fissata per venerdì 15 marzo alle 20. Artistica del biodramma. Un teatro povero, Jung, lo sciamanesimo, il mondo dei sogni, itinerario nella mente di Dio, riconduzione alle arti della teologia, perché quello che ci entusiasma e in cui crediamo molto è la convinzione che tutti questi preziosi strumenti e questi ambiti di interesse crescono solo se condivisi. Si dice che la prima cosa da fare per un essere umano che chiede appunto di risvegliarsi è trovare altre persone con cui fondare e iniziare un cammino insieme. La polizia catalana ha smantellato un intero giro di produzione e vendita di falsi di opere di Banksy, il celebre quanto anonimo street artist britannico. Quattro persone sono indagate per frode e reati contro il diritto d'autore. I sospettati lavoravano da anni su questo progetto, vendendo i falsi in Spagna, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera.
Dall'inizio delle indagini nel luglio scorso sono state scoperte almeno 25 vendite di falsi per un totale di 10.000 euro. Gli inquirenti hanno dichiarato che l'indagine è ancora aperta e non si escludono altre vittime e nuovi arresti.